Settecento risale il rifacimento della chiesa matrice del paese, realizzata e decorata secondo le consuetudini del barocco leccese. L'edificio sorge su un complesso religioso più antico, in cui si registrano tracce architettoniche e decorative risalenti ai secoli XIII e XVI. Al suo interno spiccano gli ornamenti marmorizzati, che danno solennità all'ambiente ed esaltano le forme degli altari laterali. All'ingresso è collocato il fonte battesimale in pietra, tra i più antichi del capo di Leuca e risalente al 1585. Legato alle vicende feudali dell'antico casale è l'altare di Sant'Alessandro Sauli, antenato di Ipazio Serafini Sauli, barone di Tiggiano e committente della cappella. La tela, di pregio artistico, venne dipinta dal pittore ruffanese Saverio Lillo nel 1780 e ritrae Sant'Alessandro intento a benedire i fedeli. La chiesa conserva anche l'antico quadro della Vergine di Costantinopoli, databile al 1580 e facente parte dei benefici della nobile famiglia Arcella. La caratteristica iconografia rievoca gli efferati attacchi turcheschi che si abbatterono per secoli sulle coste del Mezzogiorno. Tra le numerose decorazioni spiccano quelle del coro ligneo, posizionato nell'abside dell'edificio. Gli stalli sono dipinti a tempera e risalgono ai primi anni del Seicento. La chiesa è dedicata al santo bizantino Ipazio, vescovo di Gangra e patrono di Tiggiano, festeggiato dalla comunità il 19 gennaio. In occasione della tradizionale fiera e festa patronale, a Tiggiano si è soliti consumare le pestanache de Santupati, varietà di carote tipiche del territorio tiggianese.